Смотри, у меня рисунки на воде есть. Видишь, что? Нет, вот смотри. Смотри на воде есть. Смотри. Siete pronti a vederla come la vedono i gabbiani? Un emozionante volo a 360 gradi sui campanili, le torri, gli edifici antichi e moderni che emergono dal labirinto del centro storico. Il pannello esplicativo vi aiuterà a riconoscere i monumenti raccontandovi la storia di Genova. L'indigo è il simbolo del porto antico di Genova. È stato progettato dall'architetto genovese Renzo Piano all'inizio degli anni 90, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America, un'impresa di un altro genovese, Cristoforo Colombo. Sulla vista è davvero superba, come la città sotto di voi. Il centro storico di Genova è il più esteso d'Europa. Comincia alle spalle di Palazzo San Giorgio, edificato come palazzo comunale nel 1260 per iniziativa del capitano del popolo Guglielmo Boccanegra. L'imponente campanile della cattedrale di San Lorenzo, riconoscibile dalla tipica colorazione medievale ligure a strisce bianche e nere, svetta sui palazzi delle grandi famiglie genovesi, come i Doria, i Fieschi, gli Spinola, gli Embrici. Proprio la torre degli Embrici, potente casato protagonista delle prime crociate, si eleva a 43 metri di altezza.